Studio di Moto.it, siamo qui con Alberto Capra, ma soprattutto con Luca Salvadori. Ciao a tutti, finalmente. Ragazzi. Finalmente. Finalmente. Finalmente qui. Finalmente. Pilota youtuber, prima pilota, prima youtuber. La cosa brutta è che ormai mi targano come youtuber, che è una roba che, va bene, è bello, ma sono prima di tutto pilota. Ho fatto più la trafila da pilota a youtuber che da youtuber a pilota, quindi sono ancora un pilota, dai. Allora partiamo da lì, come è andata questa annata? Questa annata è stata veramente tosta, perché sono stato impegnato su due fronti. Prima la mondiale Stock 1000 e l'italiano. Mondiale Stock 1000 ho finito in top 10, invece l'italiano me lo sono giocato fino all'ultima gara, dove immagino molta gente ha visto il video dove cadendo sono ripartito, non sono passati i 20, così. Purtroppo mi è sfuggito di un punto e mezzo, però insomma veramente bello, e sono contento di quanto la gente gli sia piaciuto vedere il tutto dai miei occhi. Ecco, tu appunto sei un pilota, però da un bel po' sei anche uno youtuber, non da tantissimo. Com'è nata questa cosa? Perché è nata proprio a EICMA, se non mi ricordo male. Sì, l'anno scorso ad EICMA ero entrato per, come dire, come al solito, per fare i miei incontri, e c'era lo stand della Leo Vince e vedevo due ragazzini sopra sommersi di gente, no? E non riuscivo neanche a vedere chi era sul palco. Allora ho fermato un ragazzino e gli ho detto: ma mi sai dire chi è questo personaggio qui? E mi fanno Sinna Gaggeri. Dico: ma chi cavolo è? E tu ti sei sentito vecchio. Vecchissimo, vecchissimo. Ho detto: ma chi cavolo è Sinna Gaggeri? Poi da lì mi sono fatto una cultura. In tutto questo c'erano invece i piloti da Superbike che giravano e non venivano cagati. Nessuno li calcolava. Nessuno li cagava, assolutamente. Scusatemi se l'ho detto. E niente, da lì ho detto: devo un po' informarmi. Mi sono messo sotto. Poi erano i primi video che facevo con Alberto. Allora Alberto mi fa: dai, facciamo molti video insieme, perché non apri anche tu un canale e vediamo un po' come va, no? E visto che proprio sul settore racing non esisteva ancora niente, forse questo è stato anche il lato vincente, è esploso tutto in 8 mesi, perché alla fine è da 8 mesi che il mio canale è aperto. Ecco, quindi si può dire che tu sei stato il primo vero pilota a diventare youtuber? Ci sono altri casi? Allora, ci sono altri casi che alla fine sono nati più o meno con me. Vediamo Chad Davis, che ha fatto qualche prova. Però secondo me a quel livello lì, dove... cioè, ci deve essere ancora molta diplomazia, bisogna stare attenti a come si parla, sempre, diciamo, sotto controllo dagli addetti stampa, no? È un po' più complicato. E, come dire, la gente non si affeziona perché non parli direttamente verso di loro, ma è come se ci fosse un filtro, no? Secondo me il punto forte di YouTube è che tu, nonostante tu sia pilota, fai vedere che la gente che ti segue sono come i tuoi amici, no? E questo secondo me è stato il lato vincente, e niente, questo. Ma a livello di impegno, come fai a coniugare durante i weekend di gara questa attività? E soprattutto, secondo te, ti è possibile, perché il campionato in cui corri non è al super top come un mondiale? O, cioè, un Chad Davis potrebbe farlo anche se corre nel mondiale? Al di là del discorso uffici stampa? Certo, no, allora, il problema è questo, che nella Stock 1000, nel mondiale dove ho corso anch'io quest'anno, non ho fatto neanche un video, perché ovviamente c'è tutto il discorso di Dorna e è quello l'ostacolo maggiore. Il problema di diritti. Diritti televisivi, esatto. Invece nell'italiano, dove c'è più possibilità, no? Sotto questo aspetto è molto più facile, ma non è facile sotto il profilo personale, perché appunto che sia l'italiano che sia il mondiale è sempre una gara, ci sono in ballo comunque interessi importanti, perché il national è a oggi un campionato dove case di alto livello fanno sviluppo, come per Ducati col 1100 col 1100 V4, oppure come le case diplomatici Pirelli o Dunlop. Quindi insomma è molto difficile, e difatti negli ultimi video, dove la qualità è salita anche molto, mi avvalgo di un aiuto, che è fondamentale, perché sennò sarebbe molto molto più difficile. Il fatto che tu riesca a trovare il tempo per fare questo tipo di attività durante i weekend di gara, secondo me è sintomatico anche del fatto che tu ti vivi quel momento in una maniera tutto sommato rilassata. Perché fare video, lo diciamo per chi non fa questo di mestiere, è uno sbattimento incredibile e crea tensione, perché se ti perdi quel momento lì non lo recuperi più. E crea esageratamente tensione quei momenti lì, sono d'accordissimo. Difatti molte volte il pilota è contento solo quando vince o è primo, no? Cioè, e succede molto molto raramente, no?
e quindi quando magari fai un turno che non ti va bene, sei ventesimo, devi recuperare e ti devi mettere lì con la telecamera puntata in faccia e fare lo splendido, è molto complicato. Però a un certo punto dici, questo è un lavoro come andare in moto, quindi devi mettere lì, fare del tuo meglio e via così. Però è lavoro che si aggiunge al lavoro. È lavoro che si aggiunge al lavoro, ma si riesce a fare tutto da solo, ma la qualità ovviamente ne risente. Quindi c'è questo ragazzo che mi aiuta adesso, si chiama Jack, Giacomo Portoghese, seguitelo su Instagram, è veramente molto bravo e abbiamo creato questa sinergia molto importante, perché dove mi vede che sono un po' in difficoltà mi aiuta lui e viceversa. Quanti subscribers hai? Perché si dice così, no? Followers di Instagram e iscritti su YouTube. Allora, YouTube è aperto da 8 mesi più o meno e siamo ormai 89-90 mila, e sono numeri che anche i canali generalisti fanno fatica a fare, e Instagram sui 127-126 mila. E tu hai notato una differenza da quando sei YouTuber nella tua vita da pilota? Sono sincero, fino a che il discorso era solo correre, la ricerca degli sponsor, anche un discorso di porte che si aprono, era molto più complicato. Quest'anno, grazie a YouTube, grazie a tutta una serie di cose che si sono aperte, ho avuto molta più facilità a trovare sponsor. Ho iniziato questa collaborazione con Sky molto bella, dove sono andato a 6-7 gare a fare il post GP da Race Anatomy. Siamo qui noi adesso, quindi assolutamente è stata, penso, una delle mosse più vincenti che ho fatto nel mondo racing negli ultimi anni. E tu hai visto anche un cambiamento di pubblico? Pubblico nel senso... Nel senso di gente che ti viene a vedere nelle gare? No ragazzi, è una cosa impressionante. Parliamo che nell'italiano, dove è più facile perché facciamo più gare in Italia e quindi è più reperibile, no, come situazione, all'italiano diciamo non c'è questo gran pubblico, no? Ma sulla griglia di partenza le ultime gare erano qualcosa di incredibile. Abbiamo visto che la tribuna centrale di Vallelunga era piena l'ultima gara. Quindi, Alberto, gli youtuber stanno cambiando anche il mondo delle gare, in qualche modo. Per adesso sono da solo e anzi nell'ambiente all'inizio non è che fossi visto benissimo, perché appunto dico, adesso Salvatore pensa solo a questo, adesso farà schifo perché appunto sarà concentrato solo sull'immagine. La verità è che per essere al top serve anche questo, purtroppo al giorno d'oggi, quindi bisogna mettersi in testa che serve l'immagine come serve l'andare forte. Ma scusa, tu dai visibilità poi anche ai tuoi colleghi, perché tra l'altro in italiano il livello è altissimo, c'è della gente che ha fatto il mondiale, che insomma, farlo capire anche a chi non è così addentro, secondo me, cioè tutti dovrebbero avere interesse a dare più visibilità possibile. Assolutamente, ma alle abbiamo gare. Fatto un conteggio, nell'italiano ci sono nelle prime 10 posizioni 12 titoli tra mondiali e italiani, quindi il livello è un qualcosa di estremo. Dicevo, ero visto un po' con scetticismo all'inizio, le ultime gare ogni volta che taggo i miei compagni di avventura mi dico paura, bellissimo, fanne ancora, ripostano sui loro canali, sui loro profili Instagram, le clip delle gare, quindi sono tutti molto contenti e ne sono felice perché è l'ora di cambiare un po' il discorso, anche perché se tutti facessero questo, se tutti si impegnassero un po', ammetto che è difficile perché mettersi davanti a una telecamera bisogna essere anche portati, ma se tutti nel loro piccolo facessero qualcosa ci sarebbe un cambio veramente radicale anche nell'italiano. Però ecco, è un modo, diciamo, attraverso voi youtuber di dare visibilità a campionati anche molto minori che prima appunto avevano un pubblico veramente ristretto, adesso se ne parla. Assolutamente, perché allora l'italiano ha un pubblico, ma è un pubblico di nicchia ovviamente, bisogna portarlo più sul generalista, no? Parliamo anche nel mondiale, nella Stock 1000, non molti sanno cos'è, anche se il livello è estremo, quindi o si è nei primi 5 della MotoGP o si è nei primi 5 della Superbike, oppure è veramente difficile essere, diciamo, riconosciuti e vendere qualcosa a uno sponsor, perché anche parliamo gli ultimi 3 posizioni della MotoGP, se io vado da mia nonna certo, non sa chi, non chi, sa chi sia sono. Se parliamo di Valentino Rossi, ma anche dal quinto in giù, dal sesto in giù, esatto, Zarco ad esempio, diciamo esperto lo conosce. No, noi lo conosciamo, il pubblico lo conosce, però sicuramente non è mainstream. Non diciamo. È mainstream, esatto. Io direi che senza ombra di dubbio tu muovi più gente dal
quarto o quinto posto in giù del MotoGP, per non dire della Superbike. Basta vedere qua cosa c'è. Cosa oggi sta succedendo, esatto. No, ma non ci sono ancora abituato anch'io, difatti è una cosa incredibile. Cioè, è il mio primo ECMA in questa situazione, quindi sono veramente felice e potremmo fargli anche un regalo di... Glielo facciamo? Dai, facciamo il nostro regalo. Aspetta, che regalo facciamo? Dai, se volete fare qualche firmiamo domanda... Firmiamo una t-shirt e la buttiamo di sotto. La facciamo lanciare. Aspetta, però scusami, chi la prende, perché non lo portiamo qui dentro? Mi sembra una buona idea. Chi la prende può venire qua a fare qualche domanda e... in diretta. Attenzione, infatti guardate, vedo già dell'attenzione. Guardate la sopra. Lanciamo da sopra. 3, 2, 1. Non fatevi male. Vai, non fatevi male, mi raccomando. Più ne scelgo uno io, dai. Dai, loro due. Oh. Uno e due. Abbiamo il microfono. Abbiamo i vincitori. Qua. Ne stanno entrando tre, alla fine. Ah, vole... Alla uno, fine due. C'è un imbucato. Tre, uno si è imbucato. Chi è imbucato? Ciao ragazzi. Ciao. Gigi. Francesco. Ciao. E Lorenzo. Ciao. 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 Bene. Vediamo se va il microfono. Tutto a posto, ragazzi? No, ragazzi, oggi è veramente un disastro. Magari meglio così. Uno o due vengono Luca, di qua. Intanto, qual è il video tuo che ha fatto più views? La verità è che quello praticamente più amatoriale, perché il contenuto era veramente forte, perché era 500 shooter due tempi, che ci ho fatto due o tre giri durante i test con Pirelli, ed è stato ultra apprezzato, e adesso è a 500.000 di visualizzazioni. Una cosa pazzesca. Incredibile, incredibile. Io quando vedo Luca gli dico, per favore togli dalla home page di YouTube il video dell'operazione al braccio che dov'è, ti sei fatto. Dov'è? Fa vedere la ferita. Che ogni volta che lo apro vedo sto braccio verde con una roba dentro. Ma ragazzi, purtroppo bisogna essere sinceri. Su YouTube, allora... su YouTube servono le thumb che siano accattivanti, ok? Perché il segreto è o pulizia, o gore, qualcosa del genere, o tu steso da qualche parte. Lì sei sicuro che le visualizzazioni volano, però ovviamente non si può farle troppo spesso. Dai, tu hai fatto una cosa, Luca, bellissima, secondo me, che secondo me è il tuo più bel video. Sì. E la gara tra metropolitana e, e corsa, cioè spiegamola bene, perché sì, è uno dei video che è stato meno visto dei tuoi. Sì, giusto? Perché diciamo era un video più generalista. Più generalista. Però tu sei sceso alla fermata. Sì, allora era un video che avevo visto fatto a Londra, che si chiama Race the Tube, e aveva fatto 1.000.000 di visualizzazioni. E questo ragazzo scendeva dalla metropolitana a una fermata, usciva fuori, correva e risaliva alla fermata dopo sulla stessa metropolitana. Allora ho detto, mi sono studiato un attimo la mappa della metro di Milano, ho detto, vediamo se riesco a farlo. Era il 20 agosto, non c'avevo niente da fare. Ho detto, dai, facciamo questa cosa qua. Facciamoci sta sudata, fa anche d'allenamento. E niente, quindi sono sceso in Duomo. Prova. Sono uscito fuori, ho corso fino alla fermata, dopo che non mi ricordo, forse era Cordusio, mi sembra. Cordusio, sì. Cordusio. Ho saltato, c'era la polizia che mi guardava come se fossi un criminale, infatti ho detto speriamo non mi sparino alle spalle. Sono risceso giù e sono riuscito a riprendere lo stesso vagone, la stessa metropolitana. È stato veramente divertente. È stato pazzesco. E hai messo l'asterisco quando hai saltato il tornello. Hai scritto ho pagato il biglietto. Avevo preso apposta 17 biglietti, infatti quando poi sono arrivato morto li ho buttati a terra proprio a farli vedere. Ne avevo comprati 17 perché non sapevo quante possibilità avrei avuto. E lì alla fine del video facevi un po' la morale. E sì, la morale è nulla è impossibile. No, nulla è impossibile, perché avevo già buttato lì l'idea durante, come dire, durante la giornata, durante i giorni precedenti, e tutti mi scrivevano ma no, io lo faccio ogni giorno, ci ho provato anch'io, non ce l'ho fatta. E questo accade un po' tutti i giorni, no? Quando uno ha un'idea un po' fuori dalle righe, tutti, sia un po' invidiosi, sia gente che non ha il coraggio di buttarsi, ti tirano con loro all'indietro. Invece la verità è che se noi siamo convinti dobbiamo puntare al massimo e pensare con la nostra testa. Tipo fare i video mentre corri. Esattamente. Bellissima cosa. E ragazzi, adesso è il vostro turno. Qualsiasi domanda avete... Microfono vicino alla bocca. Ripeti il nome? Francesco. Si sente? Si sente?
La verità è che molti mi chiedono anche, come dire, nei miei video come faccio a diventare pilota, cosa bisogna fare. La cruda e dura verità è che all'inizio bisogna investire, quindi avere una famiglia che o ha contatti oppure sia benestante, perché comunque la moto non è come le macchine, ma comunque costa. E comunque se nei primi 2 o 3 anni vai forte, ti fai notare, i costi saranno molto minori, gli sponsor aumenteranno e da lì ci sarà un guadagno e riuscirai ad andare al mondiale. Però di sicuro ci sono questi primi 2 o 3 anni dove bisogna investire su se stessi. Lorenzo. Al braccio. Vuoi sapere come? Vedi sopra. L'avevo detto io. Vuoi sapere perché? Sì. Per come? Allora, l'operazione al braccio la fanno più o meno il 70-80% dei piloti, per il semplice motivo perché ormai guidiamo moto che hanno 230 cavalli alla ruota e pesano 170 kg. E ti impone uno sforzo esagerato, quindi l'avambraccio si gonfia troppo e tu non hai più forza nella mano. Anche Alberto Nasca ne sa qualcosa. E quindi in poche parole cosa fanno? Ti aprono le fasce sopra e sotto in modo che il muscolo può respirare e non hai più quel blocco che avevi prima. Una cosa da niente, diciamo. Ciao, sono Gigi. 2 domande velocissime. Sì? Una è perché non hai mai fatto la patente? Ok. E 2, quanta paura hai ogni volta che metti il casco in testa? Ok, allora, patente A, la verità è che io ho avuto il motorino dai 14 ai 16, poi dai 16 ai 18, dai 18 al 125 ed ero un criminale. Cioè, ero veramente un criminale, e mi fermavo al semaforo, ero in stoppi, aprivo fuori dal semaforo ed ero in impennata, quindi mi sono detto, con moto grosse meglio non prendere la patente, così non ho neanche il dubbio e sto bello tranquillo, mi sono in pista. Infatti per guidare in città c'ho un ASH 125 scassato che è più di 90 all'ora non fa. Che è sempre meglio, diciamolo anche a questi ragazzi, esatto, che in strada, esatto. No, assolutamente. Le cose che fai tu non si, che facevi tu non no, si no, fanno. Ma poi criminale per modo di dire, insomma, mi divertivo come tutti i ragazzini con gli amici, andavo un po' nei parcheggi a fare qualche impennatina, però assolutamente in strada non fate i pazzi, perché non è neanche un problema vostro, è un problema degli altri, e molte volte molti ragazzini pensano che è colpa, cioè che devono stare attenti solo a loro. In verità bisogna avere 10.000 occhi e in strada qualche volta non bastano. Che scooter avevi? No, avevo prima un Aprilia Tuono che non era neanche uscita dal concessionario, è diventato 85 con Mikuni valvola piatta, cioè facevi 130 all'ora, però erano ancora i bei tempi dei due tempi ancora. E poi, in prescrizione, diciamo così. Esatto. In prescrizione. Poi 125 ho preso un KTM ed è diventato 200 anche lì in poco tempo. Non fatelo, ovviamente. Vabbè, poi stavo dicendo cosa. Paura sì. Ogni volta che metti il casco. Ok, sono sincero: se potessi eliminare un momento nelle mie gare, è quello che va dalla sveglia della domenica mattina fino al primo giro. Perché si crea una tensione estrema, cioè non è bello. Però poi la goduria che hai se la gara va bene, nei minuti dopo la gara, sorpassa di gran lunga quella tensione che avevi prima. E quindi però ti confermo che la paura ce l'hai finché ti metti il casco. Poi quando si spegne il semaforo non ci pensi più, pensi solo veramente al tuo obiettivo. Grazie. Prego. Senti, ma tu che sei un pilota lo puoi giudicare bene. Chi tra i tuoi colleghi youtuber va veramente forte in moto? Okay, togliendo Alberto, che dai, ormai anche lui è pistaiolo. Ma c'è un conflitto di interessi qua. C'è un conflitto di interessi, esatto. No, possiamo dire che abbiamo fatto un raduno, diciamo, tra tutti gli stradisti, no? Agli inizi c'erano Sinna, Noisy Boy, Passion Motor e via dicendo. L'Aeros Race. Sì, anche l'Aeros Race l'abbiamo fatto, però lì era un più challenge, no? Abbiamo fatto proprio un raduno a Franciacorta, abbiamo fatto anche la garetta con Guido Meda, Sanchini, così. E per 2 volte ho visto questi ragazzi andare e devo dire che Noisy Boy è molto predisposto. È andato subito forte, ha rischiato un high side di esplodere dopo 2 secondi, però è quello che ci vuole, ignoranza, niente paura e via. Quindi lui, se avesse iniziato ai tempi, l'avrei visto molto bene. Ok. Chi è il vostro youtuber preferito?
Vabbè, così non puoi dire in questo modo. Non può dire. No, dillo, dillo. È come il voto politico, non si io dice. Io li seguo più o meno tutti, con le quindi non è che c'hai uno preferito. Va bene. Luca, noi ci rivediamo anche dopo in Rinascente alla moto.it lounge. Ore 6:30 in Rinascente. Mi raccomando. E ci rivediamo anche stasera. Poi ci rivediamo stasera all'evento del moto.it festival. Assolutamente sì. Nel motoquartiere. Ore 7:30 via Taon de Revel, mi raccomando, tutti lì, e alla Rinascente alle 6:30. Dove lo vedremo? Mettere i piatti. Forse. Non si sa ancora. Va bene. Io mi porto le cuffie e la chiavetta, poi vediamo. Grazie mille Luca, grazie mille ragazzi. Grazie a tutti. E grazie a tutti. Ciao.